Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Io sono Joltik. Mi scuso per non aver caricato questi giorni dei video perché sono stati dei problemi, non mi funzionava internet. E oggi sono ritornato, ma mi era caduto il cellulare. Allora, stavo dicendo. Sì, come avete detto dal titolo, vi mostrerò un glitch su Head Socher, che è davvero molto molto bello. Vi faccio vedere la versione che ho. Versione 3.0.2, l'ultima sarebbe. Allora, noi funziona sulle ad cap, non ho provato sulle altre cose, cioè non ci ho provato perché stavo facendo una partita ad cap, non volevo fare una partita ad cap e ho scoperto questo glitch solo per fortuna perché, cioè, non lo sapevo. Allora, come funziona? Noi qui abbiamo i personaggi bloccati. Come questo glitch consiste di sbloccarli, tipo, cioè non per sempre, ma usarli nelle ad cap. Come si fa? Allora, per esempio, io ho questo personaggio sbloccato, faccio next, poi giro qua sopra a uno che non ho sbloccato, per esempio, vabbè, proviamo lui, e faccio yes. Kick off, e vedete che questo personaggio, quello che è bloccato. Vedete che sono questo qua. Possiamo provare anche con altri, per esempio, funziona anche su di lui, che sarebbe pagamento. Voi fate next, girate qua sopra e fate yes, kick off, e vedete che ho questo personaggio, cioè bloccato. Se vinco per esempio la Head Cup me lo fa vincere, perché è come se l'avessi sbloccato questo personaggio. Questo glitch è davvero molto bello, cioè veramente. L'ho scoperto proprio per culo, l'ho scoperto. Oddio, che cazzo è successo? Si è glitchato tutto. Oh my god, cos'è successo? Ok ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vedremo alla prossima. Ciao!